Buongiorno, buongiorno, nuova giornata e soprattutto nuova golosissima ricetta. Una volta almeno si deve preparare la buonissima torta cocco, menta e Nutella. Iniziamo a preriscaldare il forno di 180 gradi in modalità statica. Inizio a preparare, a lavorare le uova con lo zucchero, perché sapete che comunque ci vuole un pochino di tempo, anche se andiamo a lavorare con la planetaria che ci aiuta tantissimo nella lavorazione, ci fa avere soprattutto un ottimo risultato. Quella decina di minuti di tempo per la lavorazione glieli dobbiamo concedere. Nella ricetta che trovate sul blog, voi trovate gli ingredienti segnati in misurino da yogurt. Con un misurino da yogurt di 125 grammi lo vado a pulire dallo yogurt e lo vado ad utilizzare come strumento di misura invece di utilizzare la bilancia per pesare gli altri ingredienti. È un metodo molto comodo che si utilizza solitamente per la torta 7 vasetti, ma anche per altre tipologie di torte simili a quella. È comodo perché non si deve utilizzare la bilancia, anche quando non si ha la bilancia a disposizione si utilizza il vasetto dello yogurt e andiamo così. Io adesso che ho preparato tutti gli ingredienti li ho pesati in maniera tale che vi do anche i pesi oltre alla misurazione in vasetto. Abbiamo un vasetto di yogurt al cocco, 125 grammi di yogurt, quindi un vasetto medio standard direi. Utilizzate un yogurt molto cremoso perché il risultato è migliore. E poi abbiamo un vasetto di zucchero che ho pesato, sono 115 grammi. È chiaro che la misura può variare di una decina di grammi, ok? 10-15 grammi li potrebbe variare in base a quanto lo riempite il vasetto. Io direi che 100-115 grammi va benissimo come quantità di zucchero. Poi ho pesato due vasetti di farina 00 per tutti gli usi tradizionale, e sono 175 grammi. Quindi siamo 170 va bene, siamo 180, 190 va bene, non ci sono problemi. Io direi che anche arrivare a 200 non ci sono grandi problemi, perché il liquido dello sciroppo di menta è veramente tantissimo. Poi abbiamo 95 grammi di farina di cocco, che corrispondono a due vasetti di farina di cocco, cocco rapì, un vasetto di olio di semi, sono 100 grammi, e due vasetti di sciroppo di menta, che sono 300 grammi. Li ho pesato tutti in grammi, Due uova, un po' di estratto di vaniglia e una bustina di lievito. Prepareremo la nostra torta, poi dopodiché la faremo cuocere. Una volta che abbiamo tolto la torta dal forno, la facciamo raffreddare completamente. Io vado a mettere nella ciotola di mia planetaria, rompo anche le uova intere. E aggiungo anche un po' di estratto di vaniglia. E vado a lavorare. Diamo il tempo, diventi bello pompo e spumoso, quindi non abbiamo fretta. Iniziamo da una velocità, come vedete, piuttosto bassa, pian piano la vado ad aumentare un pochino. Eccolo qui. Poi vado ad aggiungere l'olio. L'olio, quando si dice aggiungi l'olio a filo, significa aggiungi l'olio durante la lavorazione, riducendo al minimo la velocità di lavorazione. Aumento un pochino, riduco nuovamente al minimo la velocità e vado ad aggiungere lo sciroppo di menta. Aumentiamo un pochetto la velocità, perché questa è una di quelle altre torte che si prepara veramente in pochissimo tempo. Un colore fantastico, esatto, veramente merita questa torta, ragazze, ve lo dico. E poi ha un sapore che è un mix di sapori freschi, nonostante sia appunto una torta comunque una torta dell'esperta, perché è una torta che si cuoce in forno, è una torta che si conserva in campana, non è una torta affettata di noi, però è comunque un dolce asciutto, diciamo, e quindi è una torta da dispensa in qualche modo. Ne vale la pena, ragazzi, vi dico che ne vale la pena. Adesso vado ad aggiungere la farina. Nella farina vado ad assetacciare anche il lievito. Il resto lo aggiungo con un cucchiaio, eccolo qua. Variate un po' alla volta, se non fa tanto. Tenete bassa, bassa la velocità di lavorazione quando andate ad aggiungere la farina, altrimenti rischiate di smontare il composto. Ragazze, io con tutto ciò non ho aggiunto lo yogurt, lo aggiungo adesso. Quindi, yogurt al cocco,
mattina e infine terminerò con il cocco rapé. Poi aggiungiamo il cocco rapé, che è questo, ha una consistenza, vedete, granulosa. La farina di cocco, adesso ve la faccio vedere, quello che noi utilizziamo in verità è cocco rapé. La farina di cocco è questa e vedete che consistenza fine ha, è sottilissima. Ecco, questa è il pezzo. Quindi questa in realtà è cocco rapé, non è farina di cocco, eh. Teglia che ho rivestito con carta. La menta si sente tanto qui, eh? Se per esempio vi piace un leggero accenno di menta, ma non tanto, potete fare un vasetto di sciroppo di menta e un altro vasetto potete mettere, per esempio, le latte. Anche latte di cocco, volendo. Per 40 minuti, quindi facciamo la prova a stecchino dopo 40 minuti. Al più tra mezz'ora possiamo controllare se non si è colorata troppo in superficie, in quel caso li tagliamo. Ma come avete visto è un impasto piuttosto liquido, non è un impasto molto denso, molto compatto, quindi sicuro impiegherà una quarantina di minuti. Cioè io la vado a trasformare, guardate quanto è bella. Vi faccio un accenno sulle farine di cocco, perché sono una cosa che può creare un pochino di difficoltà e quindi vi faccio vedere la questione farina di cocco, senza, non, sono quelle che avevo in dispensa, non è pubblicità. Vi faccio notare che questa, per esempio, è proprio una marca di prodotti di frutta secca, no? Che sicuramente conoscete, quindi, ed è buonissima, mi sono trovata bene, esattamente quella là che sto utilizzando adesso. Ma questo c'è scritto farina di cocco, ma come vedete bene, è un cocco rapé, perché in realtà è grossolana la farina. Idem qui, anche qui farina di cocco, ma se voi l'aprite, questo non si vede perché è chiuso, ma una volta aperto vedete che anche questo è piuttosto grossolano ed è esattamente praticamente la consistenza che si vede anche in foto. Invece potete trovare tra i cultori del biologico la farina vera di cocco, quella fine, vedete questa come fine? Questa è una vera farina di cocco. Ecco perché quando si parla di farina di cocco e si va a preparare un dolce al cocco, no, mi è uscito secco, mi è uscito duro, mi è uscito così, mi è uscito così, dipende tantissimo dal grado di assorbimento del cocco che stiamo utilizzando, ma proprio tanto tanto tanto, dalla lavorazione che stiamo dando, perché il cocco, la farina di cocco, così come la intendiamo noi, quindi quella grossolana, in realtà il cocco era lì, tende anche ad assorbire i liquidi e quindi se per esempio lasciamo l'impasto lì, quello tenderà ad asciugarsi. Quindi bisognerebbe sempre un pochino valutare in base alla lavorazione, proprio durante la lavorazione. Abbiamo preparato questa torta lavorando, insomma, semplicemente come si fa con tutte le torte da forno, l'abbiamo preparato con uno sbattitore elettrico, una planetaria, quel che volete. Abbiamo messo a cuocere forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti, verifichiamo con la prova a stecchino ed eventualmente facciamo cuocere ancora un po', perché ricordatevi che in base a quanto il liquido l'impasto può comportare una diversità di cottura. Quando sarà pronta io vado a aprire la porta del forno, spegno il forno, la porta non l'apro completamente, tutta la socchiudo un pochino così, no? La metto un po' socchiusa, quindi lascio 10 minuti così. Ancora 10 minuti, forno a porta tutta aperta e poi la tolgo dal forno, perché i dolci con lo yogurt sono dei dolci un po' pericolosi, nel senso che soffrono tanto lo shock termico, quindi se noi estraiamo dal forno la torta allo yogurt, magari non è tanto il caso adesso perché comunque anche la temperatura ambientale è molto calda, però se la estraiamo, anche se è molto caldo della temperatura ambientale, certo non è 180 gradi nel forno. Quindi uno shock termico tra la temperatura molto alta del forno e la temperatura sicuramente più fredda dell'esterno può comportare un abbassamento della torta. Quindi meglio far uscire questa torta dal forno gradualmente.
quella lasciamo raffreddare completamente. Quando si sarà raffreddata del tutto, quindi vi consiglio nel pomeriggio magari, l'anda per altri tempi, deve essere fredda da mangiare, non fredda di frigorifero, ma comunque non deve essere più calda. Potete ricoprirla, anzi sicuramente così dobbiamo fare, l'andrò a ricoprire con un generoso strato di Nutella, ci vorrebbe un vasetto praticamente di Nutella, e poi a spolverizzare con altro cocco. E quindi si può servire a questo punto. Un buon un dolcissimo fine settimana ragazzi a tutte e voi. Buona torta a tutti, buon weekend a tutti e ci vediamo la settimana prossima. Non mancate!